Salve a tutti, sono Ermes Strigo, sono parco architetto, mi occupo di territorio da sempre, faccio la politica, per cui è inevitabile che mi occupi anche di territorio. Sono stato anche amministratore comunale nel mio comune di Portogruaro, provengo da Portogruaro, provincia di Venezia, metà strada tra Venezia e Trieste, 25.000 abitanti. Sono partito come architetto, ho sempre recuperato abitazioni, oggi aggiusto case. Oggi aggiusto case perché la crisi impone perlomeno un'attenzione nella spesa. Per cui oggi faccio quello che è indispensabile fare per le case, per tenerle in piedi, perché già questo comincia a essere un grosso problema. Da una decina di anni, frequentando MDF, faccio parte di MDF, ovviamente mi occupo di efficienza energetica, ho imparato bene, una delle prime cose che ho imparato è che per buttare l'acqua nel secchio e riempire un secchio bisogna tappare i buchi. Per cui ho imparato a fare efficienza energetica e da 2-3 anni a questa parte cerco anche nel recupero delle abitazioni e nell'efficienza energetica di farlo funzionare senza gasolio, senza gas, attraverso energia elettrica, con un bilancio energetico perlomeno uguale a zero, cioè tanta energia elettrica produco con il fotovoltaico, perlomeno la produzione deve essere superiore a quanta energia elettrica vado a consumare. Vi ho portato questo esempio perché, possiamo dirlo, in un territorio del Veneto, nella parte orientale del Veneto, magari in questo periodo più famosa peraltro che per queste cose qua, perché anche da noi ci sono le tangenti, in una parte del Veneto, in un comune di 25.000 abitanti, non è l'unica, ma c'è un'abitazione che oggi funziona senza gas, senza gasolio, fatta da 13, hanno partecipato 13 imprese artigiane tutte del posto. 13. Ognuno ha fatto la sua parte e ovviamente tenendo ben presenti i costi finali. 13 imprese, gli addetti medi per impresa è 3,4-3,5, per cui sono imprese molto piccole. 5 studi professionali, i più vecchi ovviamente sono io, gli altri 4 sono tutti giovani sotto i 40 anni. 320.000 euro di spesa. Questo è un problema. 35.000, di questi 320.000 euro, 35.000 euro sono IVA, andati allo Stato, 28.000 euro di spese tecniche, andate soprattutto ai giovani, e 140.000 euro di ritorno fiscale in 10 anni. 140.000 euro di ritorno fiscale, fondamentale le agevolazioni in questo settore, sono fondamentali. Siamo passati da un valore di 270 kWh al metro quadro a 11. Io ovviamente, sì, il problema non è arrivare a 11, capite benissimo che possiamo arrivare anche a 50, se arriviamo a 100 è meno della metà di quello che consumano oggi. L'importante è comunque avere dei valori che siano, dico, europei da questo punto di vista. Tanti artigiani, tanti tecnici, tutti del posto, che garantiranno la manutenzione nel tempo, e anziché dare parte dei soldi ai petrolieri, li abbiamo dati ai nostri artigiani. Però chiudo qua, perché vorrei farvi portare a conoscenza di una esperienza, di un progetto amministrativo che ho fatto nel 2003-2004, e con il tentativo di portare i concetti dell'efficienza dall'edificio alla città. Come l'edificio è efficiente, così dovrebbe essere efficiente anche la città. Prima di parlarvi, e spero di riuscire anche visto il tempo, di questo progetto, volevo però fare alcune osservazioni su queste operazioni che si devono fare, che bisogna fare, ma che hanno ancora alcuni lati su cui discutere. Il primo è i costi. Costano ancora tanto, sono ovviamente costi che possono essere portati avanti da chi ha un certo reddito,
piccola parentesi, chi è disoccupato non usufruisce degli sgravi fiscali, fra le tante cose. Qua è un costo che comunque è un costo elevato. I muratori prendono poco, prendono 1.100-1.200 euro al mese, chi ha contratto, chi ha un contratto, prendono poco, fanno 8 ore di lavoro, di un lavoro duro. C'è crisi, nonostante questo il costo dell'edilizia è ancora alto, provate a sistemare qualsiasi parte di casa vostra e vedrete che è ancora un costo alto. Come mai? Lascio aperto questa parentesi, posso solo fare un piccolo appunto. I doppi listini devono sparire. Quando dico doppio listino dico che se tu vai a chiedere il costo di una caldaia, sul costo di una caldaia che costa 1000 euro, che ti fanno pagare 1000 euro, 400 li prende l'idraulico perché la ordina, cioè chi la ordina, 300 il magazzino che non fa più da magazzino e 300 chi produce la caldaia. Siamo in un ciclo produttivo, quello edilizio, dove chi muove il prodotto prende di più di chi lavora il prodotto, di chi aggiunge, di chi fa il prodotto. Siamo di fronte a edilizia abbandonata, non solo perché non c'è più mercato, ma perché la generazione futura, i nostri figli, non hanno capacità economiche tali da mantenere in piedi quello che noi lasciamo. Per la prima volta nella nostra economia noi vedremo case cadere, semplicemente cadere, oppure, come già si comincia a vedere, coperte con nylon, con fogli di plastica, perché nel frattempo, sai, l'acqua non deve entrare. E abbiamo inoltre l'altra osservazione da fare: continuiamo a vivere con tipologie edilizie che non sono più sostenibili. Villino classico, case da 150 metri quadri su due piani fa 300 metri quadri, 800 cubi su un lotto di 800 metri quadri praticamente più o meno occupato, oggi ci vive una, due o tre persone. Abbiamo tipologie edilizie che non sono più possibili. Detto questo, queste cose si fanno, le facciamo e proviamo a pensare trasferite alla città. Vi racconto la storia con questo, vado verso la chiusura. Nel 2003 nel nostro territorio Portogruaro è un territorio soprattutto con caratteristiche agricole, produciamo dell'ottimo vino, il famoso Tocai di Lison era di quella zona, facciamo refoscio, facciamo cabernet, facciamo buoni vini, buoni formaggi, buoni ortaggi. Abbiamo un grosso polo turistico a 30 km, 25 km lungo l'Adriatico, che è Carro, Bibione e Jesolo, il secondo polo turistico come presenza in Italia. Non abbiamo mai avuto, per fortuna o sfortuna, uno sviluppo industriale, non abbiamo aree industriali dismesse, abbiamo patito la migrazione ovviamente, ma non abbiamo centri industriali. Siamo un centro culturale, nel senso che ci sono scuole e servizi sovracomunali, e nel 2003 arriva una società privata con 20.000 euro di capitale che dice: fermi tutti, facciamo una centrale turbogas da 800 megawatt in mezzo al vostro territorio. 800 megawatt, a parte che siamo in assenza di piano energetico, ma non si riesce a capire perché. Formiamo un comitato, tenete presente che il comitato non è tanto per l'inquinamento o altre cose, ma è perché questa idea che qualcuno venga nel nostro territorio e imponga uno sviluppo che si basa sulla produzione di energia, dunque su industrie molto energivore, ci sembrava sbagliato, semplicemente sbagliato, non c'era motivo. Abbiamo fatto il comitato, abbiamo detto no alla centrale, sì all'energia, tanto sapevamo già dove arrivare, avevo già frequentato abbastanza Maurizio per sapere dove arrivare. Era il 2003, facciamo il comitato, chiediamo alleanze al centro-sinistra e al centro-destra, diamo i nostri voti in cambio del no alla centrale. 2004 arrivano le amministrative, vinciamo, perché succede anche questo nella vita. Si vince, abbiamo un assessore e due consiglieri comunali, io sono uno, sono il capogruppo dei consiglieri comunali. Viene bloccato immediatamente la centrale, va reato al resto della maggioranza che si è comportato bene.
bene, e era giugno 2004, nel dicembre 2004 abbiamo messo in piedi un progetto amministrativo. Guardate che il progetto amministrativo è una cosa che non si usa nelle pubbliche amministrazioni. Perché? Perché è una cosa che non ha scadenza elettorale. È il trasportare parte del programma elettorale in progetto amministrativo. E un progetto amministrativo ha obiettivi, azioni, verifiche e casomai azioni diverse. Il progetto amministrativo si chiama Portogruaro Città Solare e ha come titolo, sottotitolo, vivere in pace e bene in una città consumando meno. Vivere in pace e bene in una città consumando meno. Ovviamente mi danno la delega alla qualità urbana, ma non perché presento questo progetto qua, ma perché sono architetto, e se per il mio amico sindaco l'essere architetto vuol dire occuparsi di qualità urbana, e siamo qua, e gli faccio capire, guarda che questa qua è qualità urbana. Perché? Perché in questo progetto andiamo a incidere su 5 settori. Energia, ovviamente, e questa era la premessa della campagna elettorale. Energia, acqua, rifiuti, traffico e suolo. 5 settori. Dove tu puoi garantire la qualità urbana attraverso la decrescita, consumi meno suolo, consumi meno energia, produci meno rifiuti, meno macchine e consumi meno acqua. Ovviamente tutto con la formazione di un SIT, di un sistema informativo territoriale, di un GIS, cioè di qualcosa che mi misuri in maniera precisa l'efficacia delle mie azioni e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Senza i cittadini queste cose non si faranno mai, mai. Non riuscirete mai a risolvere il problema dei rifiuti senza i cittadini, non riuscirete mai a risolvere il problema del traffico senza i cittadini. La prima cosa che abbiamo preso è ovviamente l'energia. Abbiamo fatto nel giugno 2005, cioè un anno dopo la vittoria delle elezioni, un piano, si chiama Piano di azione per l'efficienza energetica e l'uso delle rinnovabili in un contesto urbano. Efficienza energetica prima e uso di rinnovabili, possibilmente senza combustione perché viviamo in un territorio molto inquinato. E la prima cosa che abbiamo fatto è usare una legge del 1971, quella che tutti i cittadini devono fare, che è la famosa legge 10. Abbiamo fatto la valutazione energetica dei 33 edifici pubblici. Il comune Portogruaro, un buon comune, non aveva la valutazione energetica dei propri edifici pubblici. Abbiamo dato l'incarico a uno studio termotecnico, peraltro mi ricordo 300 euro per edificio, perché è stato anche un affare, da questo punto di vista, e l'abbiamo presentato nel giugno, e sapevamo nel 2005 quant'erano le prestazioni energetiche dei nostri edifici e soprattutto la valutazione era scomposta per parti strutturali. Di ogni edificio sapevamo la percentuale di consumo del tetto, delle finestre, del pavimento, della muratura e del pianto. Per cui in caso di, come succede sempre, operazioni per stralcio, sapevamo già dove lavorare. E avevamo fatto un disciplinare incarico, e mi avvio velocemente, col disciplinare incarico, che è una cosa semplicissima, abbiamo preteso che ogni intervento, che ogni progetto per il Comune di Portogruaro indicasse come efficienza minima 50 kWh al metro quadro, indice minimo, cioè sopra i 50 kWh i progetti non erano approvati e 80 se erano edifici vincolati. Poi abbiamo fatto la valutazione sugli impianti di illuminazione pubblica e siamo andati avanti. Poi sono arrivati gli sgravi fiscali e la cosa è diventata normale. Siamo partiti nel 2004, oggi il progetto va avanti per quanto suo e non c'è nessun problema. Concludo. Va bene efficienza, va bene il carbon free, va bene il nuovo modello insediativo, vanno bene i nuovi progetti, i nuovi processi produttivi in edilizia, ma comunque dobbiamo alla fine sempre vivere in bene e in pace, che è una cosa che va d'accordo, sempre consumando meno. Grazie.